Ciao ragazze, stasera vi parlo di una ditta americana, la Youngblood, che sta per sbarcare anche in Italia, o meglio, in realtà è già sbarcata perché è già reperibile a Milano, non ricordo in quale negozio, comunque lì è già disponibile. Dovrebbero aprire nel 2013 uno shop online. La marca in America è abbastanza famosa, credo che sia una di quelle utilizzate dalle star di Hollywood. In Italia se ne sente parlare un pochino adesso perché hanno incominciato a fare la campagna pubblicitaria. Infatti ho già visto qualche recensione di questi prodotti. Allora, si definisce una ditta minerale. Faccio subito a cappello questa premessa, mentre nel blog la troverete in fondo. Comunque sia, in realtà io non sono una talebana dell'Ince, sinceramente non lo guardo, io mi trovo benissimo con i siliconi, non ho alcun tipo di problema. In realtà, nei fondi minerali, in polvere, nei blush è presente il bismuto, che è un metallo pesante. E ho letto un po' di controversie su questo ingrediente, green o non green. Inoltre, in uno dei prodotti che ho ricevuto da testare, che è il primer, che loro definiscono minerale, il primo ingrediente è il dimeticone. Dimeticone qualcosa, nel blog l'ho trovato scritto, perché ho già scritto l'articolo. Tipicamente succede il contrario, prima faccio il video e poi scrivo l'articolo. Invece oggi avevo tempo, ho scritto prima l'articolo e altri siliconi a seguire. Ho cercato qualcosa sul biodizionario, prima volta nella mia vita. Non ho trovato niente di specifico su questo dimeticone specifico che troverete indicato nel blog, ma su quelli dopo ovviamente indicato silicone. Per cui io non lo definirei un primer minerale. Ora vi faccio vedere che cosa ho ricevuto. Ho ricevuto il fondotinta, questa è la jar da 10 grammi, il Natural Mineral Loose Foundation. La jar è da 10 grammi, grandissima. Il prodotto, allora, il fondotinta è veramente sottilissimo, la polvere ha una grana veramente molto molto fine. Io non sono un'esperta di fondotinta minerali perché ho provato solo fondotinta di poco prezzo, Kiko, Elf, Sephora e ne ho provato anche un altro, mi verrà in mente. Questo è sicuramente su un altro livello. Ho provato qualche sample della Bath americana, eccetera. Vi faccio vedere. Purtroppo il grosso difetto lo vedete subito, è la jar secondo me, perché la sifter, quindi la protezione di plastica, è a filo e non è a rientro. Ah, neve ho provato. Non è a rientro come quelli della neve, che aiutano a mantenere il prodotto all'interno e non farlo uscire. Invece vedete qua c'è tutto il prodotto all'esterno. Il colore in questione è l'Honey, che è una tonalità media, infatti per me è un po' scura, infatti ho avuto qualche difficoltà a testarlo per quello, perché mi vedevo proprio scura. La polvere è fantastica, cioè è leggerissima, tra l'altro così non sembra scura, però poi si ossida un pochino e io non riuscivo proprio a vedermi. Si stende in un niente veramente, lascia la pelle morbidissima e dà un incarnato di porcellana. E quindi ho pensato di farvelo vedere addosso. Ora io ho un po' di fondotinta dalle 8 di stamattina, ma sono le 7 di sera, per cui praticamente non c'è più niente. E comunque sia, io l'ho usato anche come cipria sul fondotinta liquido. Per curiosità, quei giorni che l'ho usato come cipria, tutte le mie colleghe mi hanno detto che avevo una pelle stupenda. È veramente fantastico. Lo prendo con un pennello flat qualsiasi, perché non ho più il suo. Non so se riuscite già a vedere la differenza. Vediamo se si nota un po' avvicinando. Ecco qua. Guardate che bella la pelle di qua. Tra l'altro è luminosissima e invece di qua dove non l'ho steso. Ed è, non secca la pelle, dura tantissime ore. Io che ho la pelle grassa, che tendo ad lucidarmi quindi intorno alla metà della giornata, con questo fondotinta, senza cipria sopra, non lucidavo per tutto il tempo che stavo in ufficio, per cui veramente un ottimo risultato. Se poi
lo utilizzate col primer sotto, dura ancora di più. Ma boh, 14 ore tranquillamente. Cioè, ci fate anche la serata fuori volendo. E questo è quanto. La pelle rimane luminosissima, non è assolutamente l'effetto polveroso. L'unico neo, a parte quello della JAR, che poi è questione di gusti personali, è forse un po' il prezzo, perché costa 42 dollari. Non so ancora quanto costerà in Italia. Non costerà sicuramente poco, perché va a imporsi nella fascia di prezzo della Bare Minerals, per intenderci. L'altro prodotto che ho provato è un blush, il blush si chiama Sherbet, è Crushed Mineral Brush, la JAR è da 3 grammi, la JAR vale lo stesso discorso già fatto per il fondotinta. Quindi va aperta in questo modo, perché sennò vi ritrovate blush ovunque. Il blush è questo qui, è un rosa pesca molto dorato, è molto molto bello sulle guance. Ora c'è un sacco di prodotto qua. Come facciamo a prelevarne poco? È molto delicato, purtroppo con questa luce non si nota molto. Ci avviciniamo un po'. Vedete? E va bene, secondo me, è un colore. Questo, vabbè, in particolare questo colore va bene su qualsiasi incarnato. Comunque i blush sono sottilissimi come il fondotinta, si sfumano molto facilmente. Questo in particolare ha qualche riflessino dorato, per cui se lo date un po' più su funziona. Ce l'ho usata anche al posto dell'illuminante e anche questi durano tanto. Se poi volete farli durare un pochino di più, come tutti i blush in polvere libera o compatti, basta dare sotto un pochino di blush in crema. Io non ne ho mai sentito la necessità, devo dire, perché non mi scoccia di applicarlo durante a metà giornata o comunque verso le 5, eccetera. Ed è veramente molto molto buona. Anche qui il prezzo non è basso, perché ora non me lo ricordo, l'ho scritto poco anzi sul blog, comunque lo trovate scritto lì, però è davvero un ottimo prodotto. La caratteristica di questi prodotti, secondo me, è la finezza delle polveri. Sono davvero molto molto sottili, bellissime. Passiamo al primer. Io ho un campioncino, questi sono 5 ml, la confezione, la full size è 30 ml. Dura anche 5 ml, comunque durano tanto, perché ne basta una goccia per tutto il viso. Anche il campioncino è molto ben fatto con il dosatore così. Il primer è trasparente, ha la funzione di andare a lisciare il viso, quindi riempire i pori, andare ad affinare le piccole rughette di espressione e ovviamente far durare di più il make-up. Per il primer vale il discorso fatto all'inizio sull'INCI. Poi come prodotto è molto buono, io l'ho usato tanto perché 5 ml di primer durano una vita, quindi 30 ml durano tantissimo. E come prezzo il primer non è così fuori prezzo rispetto ad altri prodotti high brand tipo Make Up Forever o Urban Decay, che insomma hanno dei prezzi non abbordabili. Make Up Forever mi pare si aggiri intorno ai 35 euro, questo costa 41 dollari circa, comunque il prezzo preciso lo trovate sul blog, per cui siamo lì come cifra. Ed è veramente valida. Io sono dell'idea che un primer minerale che funzioni è veramente raro. Io ne ho provato soltanto uno realmente minerale, realmente funzionante. Questo, pur chiamandosi minerale, secondo me, dalla mia scarsissima conoscenza di INCI, non è proprio minerale, però poi lascio a voi la parola che magari siete un pochino più esperte, però è davvero un ottimo prodotto. Aumenta tantissimo la durata del trucco. Il pennello, ve l'ho detto, non ce l'ho da farvelo vedere perché la bestiaccia alle mie spalle se l'è mangiato. Il pennello costa parecchio, perché costa 45 dollari ed è un pennello comunque molto piccolo, corto, sembra quasi. Allora, non è definito travel sul sito, ma come dimensione potrebbe benissimo esserlo. Vediamo se ci fossero qua. Applicator, so sarà quello, 24. Qui non ci sono i prezzi comunque, per cui non ve li posso dire, però possiamo vedere se c'è 23, 24. Ultimate Foundation, sì, non dice che
che è un travel, però è veramente corto ed ha, quindi c'è full moderate to full coverage, quindi per una coprenza da moderata a piena, e in effetti è vero perché le setole sono molto molto fitte. Era questo qui piccino, il primo. E niente, comunque non è ancora attivo il sito italiano, vi lascerò il riferimento al sito americano se volete andare a dare un'occhiata ai prodotti. Sono curiosa di vedere, non ho guardato gli inci dei fondotinta liquidi, perché hanno anche il fondotinta liquido che io preferisco a quello in polvere libera. Basta, tutto qua. Un bacione a tutte, ciao ragazze!